Bentornati a Mirabilandia, oggi siamo qui per parlare con Vittorio Santelmo, che ci spiegherà che cos'è questo bestione che si trova alle nostre spalle. Allora, quello che vedete qui dietro è una struttura a forma di loop, quindi quello che volgarmente si chiama giro della morte. Il loop è una struttura circolare su cui una vettura può rimanere attaccata al percorso solo con la propria velocità, quindi la forza centrifuga che lo tiene schiacciato su questa strada che lo porta addirittura a testa in giù. Ho letto che per realizzare questo loop sono stati impiegati migliaia di bulloni e anche raggiunto un peso notevole. Sì, la struttura è sicuramente una struttura molto pesante, molto robusta. Sono state fatte diverse simulazioni al computer per verificare i carichi e gli sforzi che devono andare ad agire su questa struttura per far fronte alla velocità dell'auto. Abbiamo detto che la velocità dell'auto è fondamentale per tenerla attaccata al proprio percorso, diversamente cadrebbe giù. In più questa struttura è una struttura semovente, quindi deve avere una ulteriore rigidità per consentirle di muoversi con le proprie gambe, quindi non è ancorata al terreno come molte altre strutture fisse, ma deve potersi muovere. Per questo è stata dimensionata in maniera molto importante, è una struttura che pesa più di 35 tonnellate di ferro, più tutti i dispositivi che le consentono di muoversi. Quindi Vittorio, di loop così non ce ne sono in altri parchi di divertimento? No, direi che sicuramente per la sua tipologia e le sue dimensioni è unico al mondo. E si muove con questo, che è la parte che stavo aspettando, il telecomando, a cosa serve? Allora, il telecomando serve per sollevare la struttura. Normalmente la struttura quando è ferma è appoggiata a terra. Il telecomando consente di sollevarlo in modo che sia appoggiato sulle ruote e di comandarne il movimento avanti, indietro, a destra e a sinistra per portarlo in posizione dove l'auto lanciata a tutta velocità lo può percorrere. Bene, adesso che ci sono le prove io lo testerò subito e spingerò il rosso.